quella barca là. Allora, vediamo un attimo. Isola della Nord, Faro di Roncalli. Sono i gabbiani questi. No, detta. Cavolo, che imprecisa che è. Pare che ci sta. Sono in Call of Duty che sono troppo irrealistica completamente, totalmente realistiche le armi. Grazie. Voglio dire che questa storia qua delle scorte, perché può essere sia tutto un villaggio turistico, ma non si può entrare in lì, da nessuna parte. Perché ho il dubbio che nella prima isola non avevamo fatto quella cosa lì. Ancora il famoso castello. Mi sembra che ci sia qualcuno. Sparo. Ok, vediamo un attimo. Infatti non c'è più. Quindi effettivamente nel primo caso mi sa che l'avevo lasciato là. Niente, andiamo. Io sono un turista, Non posso. Shit, they're on the water! Ma che siamo sconfinati, quindi. Abbiamo sconfinato. No, resta lì. Adesso dovrei provare ad abbassare quantomeno la distanza. Un attimo, qualità. Se c'è, non so neanche se c'è. Questi non li metto perché in realtà pesano, ma non. C'è. Non c'è la visuale. Ma è bello così, per carità, però secondo me non. A volte scende sotto i 60.
Bello da vedersi. Poi vabbè, l'illuminazione non è granché. Il sistema di illuminazione non è realistico. Però in generale l'impatto c'è. Qua cosa... cosa c'è? Per esempio qua fai una specie di passaggio. Ma non c'è nulla però. A parte il cadavere. Perché là mi dai in blu qualcosa? Comunque mezzi di trasporto. Vabbè, che ci fa sempre vedere la solita cosa qua. Think Jose's got a computer around here? Adesso ho capito cos'è qualcosa di blu. Scusa, ma perché non è segnato sulla mappa? È la tizia caduta in terra? Destro? O no? Possiamo... Provo andare a vedere un attimo. No. Beh, vuoi venire o... Adesso si vede sulla mappa. Prima no, forse nemmeno. Si vede solo sulla minimappa. C'è questa freccia gigantesca, quindi non si capisce. La freccia è enorme, che so, magari la sovrapposto. Non niente. Però voglio dire, pensavo fosse in terra, quello è il fatto, invece no. Però io in vegeta, ma non veniva. Non c'è chi là. Non abbiamo il cecchino silenziato. In più non ha nemmeno l'ingrandimento, quindi lasciamo perdere. Andiamo andare di qua. Fatto niente. Ah, c'è di mezzo scalinata forse. Certo che i loro cani servono molto, scappano. Bella. Pure lo scudo. La pazza si butta in mezzo. Cecchino, cavolo. Pure lui con l'elmetto. Ah, stiamo morendo stavolta. Certo, mi becchi da qua. Ecco, questo è una cacata pazzesca.
Una cacata pazzesca. Non erano assolutamente in linea, c'erano 800 piante in mezzo, questo mi ha beccato due colpi su due. Beh, ma c'è l'altro che mi aiuta o... Questa attrezzatura diversa per i due danni del tipo munizioni perforanti. Tra l'altro tutti loro hanno munizioni perforanti. Beh, adesso dov'è che parte? Cioè, tutti loro hanno gli elmetti, dico. Quindi mi servirebbe... Ok, mi stai dicendo... Ho iniziato a pensare che dovevo rifare tutto. Allora, il problema è che non... Ah, è che non stai correndo. Quella viene o no? Che informazioni sul tenente. Devo provare a fare un po' stealth se si riesce, ma non mi aspettavo. Think Jose's got a computer around here? Il perforante ovviamente, però allora. Arsenale, avevamo uno perforante, no? Munizioni perforanti, infatti. Ok. Qua c'è qualcosa di nuovo. Velocizza il recupero della vista, marca automatica di animali in vicinanza, riduce l'oscillazione dell'arma, se potrebbe anche andare. Questo faceva dal veleno. Ok, poi... Vediamo cos'è questo, aumenta la resistenza... abbiamo già un po' di roba. Qua. Dove sta il movimento perché uccide un animale? Camminata. Aumenta la velocità di movimento perché tuo amico uccide un nemico. Vabbè, intanto... Potremmo anche provare a entrare da dietro, per esempio. Non c'è più quello che c'era qua. Prima ce la siamo beccati qua in faccia. Oh, vediamo se è isolato, magari. Quello è girato di lì, ma questo è girato di qua. In più c'è una ringhiera a superare. Qua ci voleva fucile a cecchino, così lo stendevamo. Ma se ne sta andando, eh? Diversarse!
Dai, vai su. Efficace questo. Efficace, efficace. Non mi lamento. Andiamo qua. Ma dove cavolo è andata la tipa? Questo non mi fa un cavolo. No password, idiota. Let's see what we got here. El pequeño has a fucking torture chamber filled with outcasts. It's under the lighthouse just south of here. Cojones. Can you let me in? Done. I'll stay and see what else I can find. Suerte, Danny. Vabbè, tu stai qua. Pagina di aria strappata. Diego, piccolo figlio di Pu Anton, ha dato il suo nome all'autostrada vicino a Segunda. L'autostrada doveva portare il mio nome. Quel piccolo schifoso figlio di un incidente sta rovinando tutto. Andrò di nuovo nella sua stanza mentre dorme, ma questa volta gli cago nei calzini. Oh, e come se non bastasse, oggi ho perso il mio perizoma preferito. Il pizzo dorato di Burano non si trova mica facilmente a Yara. Dovrò andare di nuovo a Rio. Per alleviare lo stress darò fuoco a un po' di reietti e li guarderò bruciare. A domani, caro diario. Le pistole. Voglio il fucile, voglio la pistola. Got to look closer. Qualcos'altro? Comunque anche questo. Sembra il solito discorso del triangolo, è praticamente la solita piramide con la punta con l'occhio dentro, è sempre la stessa cosa. Allora, quindi ci può parlare con lei? No, c'è solo leggi e basta. No, qua c'è un altro leggi, elenco scritto su una rivista porno. Sali da bagno, cocaina, erba, crocodile e media. Proprio 10 uomini, 10. Vanno bene anche senza. No, 5 devono essere proprio senza tetto, se no non va bene. In realtà fanno davvero queste cose. Dara gioca stile, una posizione d'autorità è la quintessenza delle cattive idee. Mezzi di trasporto, ce l'abbiamo quello. Questo scarlotto, aspetta, aspetta. È uscito da Cars. Obbrobrio. Campai. Niente, José ha un buco sotto il faro. Figurati se non doveva andare dall'altra parte adesso. Ah, eccolo qua, postazione.
Ah sì, come gioco uno dice lo comprate con 60 euro, avete decine e decine di ore. Mi salvate, ti ho salvato, eh. Guarda, guarda, qui non si può entrare. No, la Ferrari d'epoca. Il rumore è insulso, però. Uno sbanda? Un pochino. Vabbè. Devo vedere. Ma che non scende? Ah sì, non devi tenere premuto, devi solo toccarlo. Volevo vedere se c'era qualcosa qua. Sei solo tu? Utili questi cani, pare che vabbè, ci mancherebbe che non voglio con un singolo proiettile. Ah no, ti sei spostato, stronzo. Qualcuno cui piace questi tipo di crosshair. Oh. I need cover. C'è una copertura, davvero. Dove siete? Dove ce n'è uno? Dove cavolo sei? Perché non ti vedo? Che cazzo? Pure indicava di lì. Visto adesso. Quello c'ha l'elmo. No, mi sta servendo un cane da dietro. Incendiare questo. Però i danni comunque io scappo, ma non è che siano questi grandi. Questo è il faro.
è arrivato? Uno col paracadute è arrivato? Ah! Ecco perché c'è uno con qualcosa. Perché è arrivato l'elicottero. Se bello. Adesso dobbiamo entrare lì, immagino. Vogliono vengono, se no. Ripeto, sembra che vogliono andare a parare da qualche parte con questi simbologie, con questo insistere sul rivoluzioni, eccetera. Questo non si può liberare, nemmeno questo. Napoleone a cavallo di un leone. José was using this place as his own little torture chamber. He had outcasts in there, but I freed them. Infermo mental. I shouldn't be surprised. Good work though, Danny. I found where that scientist works. The Singao we saw earlier. His lab's in Refmira. Meet me there. Okay. Then are you going to tell me what's really going on? You'll know when I need you to know. Legami di sangue. Qua non si può entrare, scusa. Dobbiamo andarcene adesso da qua. Allontaniamoci di qua. Quelli si arrangino. Pare che possiamo semplicemente trasportarci. Niente, questi sono tutti i confini praticamente, quelli che lui chiama sconfinamento. Tornando al discorso qua, evidentemente ha lasciato delle casse in giro. Penso che ci torneremo prima o poi, bisogna andare qua.
perché non mi fa fare lo spostamento rapido? Think I lost them. Ok, adesso me lo fai fare. Quando lui eravamo ancora in combattimento, evidentemente. Oye, guerrilla,